Allora, il primo ricordo del professor Ranjit Disale è la stalla abbandonata che nel villaggio indiano a cui è stato appena assegnato chiamano scuola. Pensate, è una stalla, appunto, senza la porta, senza i banchi, ha dei muri che cadono a pezzi e una lavagna senza gessetti, coperta da una montagna di stracci. I vetri della finestra sono rotti e Ranjit pensa: qui non c'è niente, dunque io potrò fare tutto. Il suo secondo ricordo è Amita. Amita è una ragazzina che lo guarda incuriosita perché non ha mai visto un maestro e a dire la tutta non sa nemmeno che cosa serva un maestro, visto che nel suo villaggio a scuola non c'è mai andato nessuno. Quando la terra non è devastata dalla siccità o dalle inondazioni, i bambini del villaggio lavorano nei campi di canna da zucchero, mentre le bambine sbucciano le cipolle e vengono date in sposa perché non servono a migliorare la condizione economica delle famiglie, ma possono invece portare in dote almeno una mucca. Il matrimonio di Amita è già fissato fra 2 anni, quando arriva Ranjit in questo villaggio. Lui viene dallo stato del Mumbai e nel villaggio nessuno conosce la sua lingua. Così si siede di fianco agli anziani e cattura la loro attenzione con dei piccoli esperimenti scientifici. Gli anziani sorridono, i bambini si divertono, intanto il maestro comincia a imparare la lingua locale, il Kannada, comincia a conoscere la comunicazione. Dopo un anno la scuola stalla è ridipinta e sono arrivati anche i banchi, lì non sono banchi a rotelle, sono banchi normali, e sono arrivati anche i libri e il computer e gli smartphone. E in classe ci sono 13 ragazzini. Amita è in prima fila e guarda il suo maestro adorante, un po' perché il maestro Ranjit le racconta storie favolose e un po' perché ha convinto il papà di questa bambina ad annullare il matrimonio combinato e a farla studiare. Come ha fatto? Ha insegnato a quel contadino un modo per coltivare i campi che permette di non farli seccare quando arriva il caldo e di tenerli al riparo quando arrivano le piogge. L'intero villaggio ha copiato questi suggerimenti e ha salvato la terra dalla desertificazione. E a scuola Ranjit fa lezioni personalizzate, perché lui dice ciascuno deve imparare a seconda delle sue possibilità e i ragazzi non si devono mettere in competizione con gli altri, ma con se stessi. Arriva a inventarsi un libro di testo multimediale, pieno di domande, risposte, video, poesie, che i ragazzi del villaggio adottano, appassionati, e finiscono così, grazie a questo testo, per studiare come se abitassero in una grande città. E questo libro, pensate, viene adottato in tutta l'India e la scuola stalla di Ranjit viene eletta migliore scuola di tutta la nazione. 10 anni dopo l'arrivo del maestro al villaggio, nessuno parla più di matrimoni combinati. E questa settimana Ranjit partecipa alla finale del Global Teacher Prize, l'Oscar per il miglior insegnante del pianeta. Assieme a lui ci sono altri 9 finalisti, fra cui un professore italiano, il professor Mazzone dell'Istituto Lucarelli di Benevento. Ma il vincitore del premio, capite, è annunciato, perché non può che essere lui. Ranjit vince $1 milione. È collegato alla cerimonia dal suo villaggio. Sapete di cosa parla? Parla di condivisione. Dopodiché fa una cosa che nessun vincitore aveva fatto mai. Condivide il premio, $500.000 li divide con gli altri 9 finalisti, perché le parole sono più forti quando non sono smentite dai comportamenti. Ah, dimenticavo, prima di chiudere il collegamento il maestro ha parlato ancora di Amita, quella bambina di prima, quella che tanti anni fa lo guardava a bocca aperta davanti alla scuola stalla. Ebbene, si è appena laureata, è la prima ragazza laureata nella storia di quel villaggio indiano. Io non riesco a trovare un modo migliore per chiudere il nostro anno peggiore. Buonasera, fate bei sogni.